Domenica 13 maggio si è chiusa la seconda edizione di Football Communities. Una giornata caratterizzata dalla pioggia scrosciante, che non ha però fermato la voglia di calcio delle 8 squadre arrivate all'impianto Regaldi di Torino per contendersi il trofeo. Abbiamo preso tantissima pioggia, però ha reso tutto ancora più epico. È stato molto bello, il campo è diventato anche in quel mix dall'essere un po' impraticabile, un po' ha permesso anche di esprimere tanta fisicità, tanta tecnica, tanti episodi che hanno anche cambiato le sorti delle partite. Sportivamente oggi è stato molto bello. Dal punto di vista della mission del progetto, la festa che c'è qua dietro ci racconta che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ad aggiudicarsi il torneo, una delle favorite. Il centro fenoglio di Settimo Torinese ha battuto ai calci di rigore l'Isola di Ariel, dopo che l'anno scorso era stata eliminata, un po' a sorpresa, ai quarti di finale. Quest'anno è un mese e mezzo che abbiamo iniziato a lavorare con ragazzi completamente nuovi, che non si conoscevano neanche tra di loro. Quindi adesso loro sono contentissimi, stiamo vivendo un sogno. Non l'avrei mai detto, veramente. Sono contento per loro che siano divertiti, che abbiano fatto aggregazione, integrazione. È stata una partita attesissima, ma sono contento perché è stata una partita corretta, giocata con grinta, con foga agonistica, ma anche l'altra squadra, ci siamo abbracciati anche con loro. Sicuramente una delle realtà più organizzate e un'eccellenza anche dal punto di vista di inclusione sociale qua a Torino e in Piemonte, quindi siamo contenti che si possa portare avanti questo messaggio. E niente, buona fortuna al Centro Fenoglio. E ora, per i ragazzi del Fenoglio, si prospetta una nuova entusiasmante avventura con la partecipazione alla 12ª edizione di Balloon Mundial. Adesso andiamo a vivere questa esperienza del Balloon Mundial. Non so come sia, abbiamo tanta curiosità, tanta voglia di divertirci e spero che sia anche un'occasione per i ragazzi per mettersi in mostra. Chissà che qualche osservatore da fuori non li trova una squadretta, un lavoretto. Ma a vincere, come sempre, sono stati il calcio e l'amicizia. Questo è il messaggio che da anni Balloon Mundial porta avanti con successo, tanto da meritare l'attenzione della FIFA, il massimo organismo calcistico a livello mondiale. Il calcio alla fine è un rito, che tu sia Cristiano Ronaldo o che sia un bambino. Metti le scarpette, entri in campo e ci provi, ci credi? E questa magia riusciamo a portarla nei progetti d'accoglienza con questo torneo. In realtà è molto semplice, perché noi diamo l'avvio del motore, il resto lo fanno i progetti d'accoglienza, lo fanno i ragazzi, e questo è bellissimo perché fa tornare le persone protagoniste di questo progetto, che è il nostro obiettivo. Football, if they say football is all about what? To bring people together, unite people together. All white, blacks, all of us, we are one, and that's what this game brings. We all probably, if you see right now that place, it's all about white and black, they all mix up, we all one. Football bring unity. I'm very happy. It will bring them everybody together. Loro stanno insegnando me tante cose. E io ovviamente ricambio insegnando qualcosa, quello che è possibile, sia sul calcio, ma non più sul calcio, ma sul comportamento che si deve avere, sui rapporti umani, come diceva lei, e tutto. L'appuntamento con Balloon Mundial è per giugno, ma i volontari sono già al lavoro per preparare l'ennesima grande festa. Quindi una call, abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di persone che credono che il calcio possa cambiare il mondo. E noi ci crediamo e ci impegniamo per farlo, passiamo le domeniche e oggettivamente ci divertiamo anche tanto.